Allora, buonasera a tutte, ciao a tutte, anzi buonanotte perché è notte fonda. Sto registrando questo video perché oggi pomeriggio ho visto che nel giro di qualche ora sono spuntati fuori dei video su YouTube che parlano di un prodotto che ho anch'io e allora volevo aggiungere al calderone generale anche la mia opinione. Il prodotto in questione è la cipria della MAC, la Prep and Prime Transparent Finishing Powder. È fatta sul davanti così, il vasettino è fatto in questa maniera. Vedete, io ce l'ho da un anno questa cipria e il vasettino è ancora tutto pieno e sul di dietro è fatta in questa maniera. Vedete, sulla cosina, sull'adesivo c'è scritto Transparent Finishing Powder. Quando le ragazze americane recensiscono questa cipria mi fa molto ridere perché loro non conoscono l'origine latina di alcuni vocaboli che sono in uso nella lingua inglese e allora dicono sempre translucent invece di transparent. Ma c'è una differenza tra translucida e trasparente. Questa non è una cipria translucida, nel senso non è lucida, non è satinata, non ci sono brillantini, non c'è assolutamente niente, ma è una cipria trasparente. Ora io la apro e vi faccio vedere com'è il prodotto all'interno e metto il vasettino vicino al microfono per farvi sentire che quando io svito il coperchio, sentite? Il rumore è un rumore leggermente ruvido, come di polvere di pietra. In effetti la consistenza di questa cipria, che è questa consistenza, è una consistenza rispetto alle altre ciprie che io ho provato nella vita. Io sono una grande amante delle ciprie perché non uso il fondotinta, non ho quasi mai usato il fondotinta in vita mia, a parte quello minerale, e che comunque non mi piace. Le altre ciprie che ho usato nella vita sono più morbide, questa è leggermente più granulosa, leggermente più, si sente anche al tatto, è impercettibile al tatto, veramente leggera, però allo stesso tempo ha proprio una consistenza di polvere. L'ingrediente principale di questa cipria è la mica. Gli altri ingredienti non ve li so dire in questo momento, certo naturali di sicuro non sono, perché non so dove ho messo la scatolina. Ho ancora la confezione da qualche parte, però non so bene dove. Allora, a cosa serve questa cipria? È una finishing powder, ossia serve a fissare il trucco e in secondo luogo, come sua seconda funzione, non prima, la prima è di fissare il trucco. La seconda funzione è di opacizzare le zone che durante l'arco della giornata potrebbero diventare umide o oleose. Come usare questa cipria? Io vi vedo nei video solitamente usare dei pennelloni giganteschi, rotondi, molto più grandi della circonferenza dei vasettini delle ciprie. Infatti avete difficoltà a far entrare tutto il pennellone dentro, specialmente con le ciprie della Trucco Minerale. E poi questo pennellone bello intinto e carico di cipria ve lo spandete per tutta la faccia. Allora, io non sono d'accordo su questo metodo, perché con la cipria bisogna stare molto molto attenti. La cipria è una grande alleata che però si può trasformare in una grande traditrice se non la usate con estrema parsimonia. La cipria va usata veramente in quantità minime, 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 perché altrimenti non riesce ad essere assorbita tutta dal viso, non riesce a fondersi in una maniera graziosa con il viso e rimangono dei residui di cipria che nel caso delle ciprie che sono finishing powder poi si vedono eventualmente quando fate le foto e non sto a ripetervi l'episodio Nicole Kidman di cui ha raccontato abbondantemente Clio, ma che soprattutto anche senza foto vi rendono troppa cipria, vi rende il viso stopposo,
come una bambola polverosa seduta in soffitta. E se lo scopo dei prodotti cosmetici è di renderci più belle, spiegatemi voi a cosa serve spendere in questo caso circa 26 euro, non so quanto costi questa cipria della MAC in Italia, però in Germania costa sui 26 euro se ricordo bene. Spiegatemi a cosa serve spendere 26 euro per farvi diventare un viso che magari in realtà è un viso giovane, fresco, elastico e trasformarvelo in un viso stopposo e polveroso, che tra l'altro evidenzia molto la cipria messa in quantità industriali, evidenzia moltissimo eventuali pellicine, cicatrici, graffi, tutte le imperfezioni del viso diventano il quadruplo visibili con troppa cipria. Perciò la raccomandazione che vi faccio sempre, vi prego in ginocchio, usate la cipria in quantità minime, minime, minime. Allora, questo è un pennello da fondotinta. Io non mi metto il fondotinta, però ho lo stesso un pennello da fondotinta. La marca è Ebelin, che è una marca interna della catena di drogherie tedesca che si chiama DM. E questo pennello da fondotinta io lo intingo in verticale dentro il vasetto della cipria e faccio un po' così, fino a quando la punta del pennello non diventa, vedete, bianca. Poi scarico comunque questa già minima quantità di cipria dentro il coperchio della cipria, in modo che niente va perso, perché poi se voglio riapplicare un po' di cipria la vado a riprendere dal coperchio, e poi quando il pennello è scarico vado a tamponare le zone in cui mi serve di fissare il trucco. Solitamente qui vado facendo così, molto molto leggermente, con delicatezza, poi qui dove si forma la goccina di sudore tipica, qui. E poi anche qui sulla fronte. Eventualmente potete fare anche un po' così se avete voglia di rendere leggermente più evidente e chiara la vostra mandibola. Se invece avete bisogno di scurirla, chiaramente lì vi serve un bronzer e non una cipria. Però nel mio caso io uso la cipria perché questa faccina triangolare mi sembra più carina se qui l'allargo un po' con qualcosa di trasparente e di chiaro. E basta. E poi, dopo aver fatto così, spolvero, espando e basta. E questo è tutto. E in questa maniera fissate il trucco. Allora, io vi assicuro al 100%, il trucco fissato con la cipria MAC Prep and Prime non si sposta di un millimetro e dura per tutta la giornata. Questo è lo stesso trucco che voi avete visto nel video precedente a questo, ed è un trucco che è stato fatto alle 2 di pomeriggio. Adesso sono le 2:26 di notte e questo trucco è ancora qui, non ci sono pieghette, non c'è niente, ed è grazie a questa cipria, perché il resto dei trucchi che ci sono sulla faccia in questo momento sono tutto sommato dei trucchi cheap, cioè dei trucchi che non hanno grandissimo valore, grande bellezza come colori magari, ma non grandissimo valore come qualità. Altro problema di tutte le ciprie in polvere, di cui tutte le ragazze si lamentano enormemente, tutte quante dicono: ma le ciprie in polvere svolazzano. Infatti, vedete, se io faccio così un po', se io busso sul vasetto, vedete che la cipria vola subito da tutte le parti. E quindi, quando la cipria in polvere svolazza, io non me la posso portare in borsetta, perché se richiudo il vasetto e me lo metto in borsetta, quando lo riapro c'è cipria da tutte le parti. Sì, questo è vero, e soprattutto una volta che la cipria è uscita dai buchini qui del sifter, come si dice sifter in italiano, lo scolapasta della cipria. Una volta che la cipria ormai è fuori uscita dai buchini, non vi sognate neanche lontanamente di riuscire a farla rientrare, perché non rientra, ve la dovete tenere così. Però vi assicuro, questa cipria va usata una volta sola per fissare il trucco e poi, vi giuro, durante tutto l'arco della giornata non c'è assolutamente bisogno di riapplicarla, quindi è inutile che voi ve la portiate in borsetta. Però giustamente può capitare che voi dobbiate partire per le vacanze e vi volete portare dietro la Prep and Prime. Allora,
Prendete dei batuffoli di ovatta, i batuffoli quelli cicciotti che però qui in Germania per qualche motivo io trovo sempre con difficoltà, oppure dei batuffoli fatti così, dei dischetti di cotone, di ovatta, e ne prendete 2, 3, 4 quanti ve ne servono e li spiaccicate qua dentro, li pressate, li fate entrare dentro e li pressate bene. Fino a quando non c'è più spazio tra la superficie del sifter, dello scolapasta e il coperchio una volta chiuso. E basta. E poi io ora non lo faccio, lo metto qua dentro perché questa cipria la vorrei usare sulla faccia, non la vorrei perdere sui dischetti di cotone. Comunque, una volta spiaccicati i dischetti di cotone qui dentro, richiudete la vostra cipria e basta, e partite per le vacanze. E i dischetti di cotone pressati fino a saturare tutto lo spazio tra il sifter e la superficie del coperchio faranno sì che la cipria chiaramente non può uscire più dai buchetti. E basta, problema risolto. Ecco qua. Senza fare tante storie, senza lamentarsi, senza dare le colpe alle ciprie in polvere. Le ciprie in polvere sono ottime, sono migliori delle ciprie compatte, sempre. E questo è, insomma, un dato di fatto. Però per questo dovrei farci un altro video, non ho voglia in questo momento. Basta, questo video è finito. E quindi, ciao, volevo solo dire, questo smalto è questo qui, smalto tedesco, rosa, carino. Ciao, 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 basta. Ciao.